Un saluto da Ivan Paparella, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Oggi conosciamo Motorola G10, uno smartphone che si va a collocare nella fascia medio-bassa del mercato in ragione di un prezzo di listino fissato in 189 euro. Siamo quindi sotto la barriera psicologica dei 200 euro e chissà, magari nel giro di qualche settimana ci possiamo avvicinare a quella dei 150. Un dispositivo che fa propria la filosofia di Motorola, mi riferisco in particolare alla presenza del sistema operativo sostanzialmente in una distribuzione stock con poche utili aggiunte che non appesantiscono il sistema e che regalano appunto un'esperienza d'uso particolarmente piacevole. Dal punto di vista estetico, la parte frontale non ci presenta davvero niente di nuovo, con la fotocamera anteriore che viene parcheggiata lì nella goccia sopra al display. Invece molto carina la parte posteriore, una cover in plastica ma direi di buona qualità, con una verniciatura che offre un effetto leggermente cangiante quando viene colpita dalla luce. Poi ci sono anche queste ondine in rilievo che sono piacevolissime al tatto e gradevolissime anche dal punto di vista estetico. Devo dire che almeno regala qualcosa di originale dal punto di vista del design. Oltretutto questo tipo di finitura permette anche di non far vedere troppo le ditate e la sporcizia che si può annidare nella parte posteriore. Purtroppo la stessa cosa non si può dire per la parte frontale, che invece tende a sporcarsi in maniera davvero velocissima. La scheda tecnica non è potentissima, ma ora ve la vado a descrivere, poi parliamo anche di quali sono le sue prestazioni. Partiamo dal display: 6,5 pollici la diagonale, un pannello IPS LCD con risoluzione 720x1600 pixel. Siamo in presenza ovviamente di un display con delle caratteristiche economiche che però vanno secondo me più che bene per questo tipo di dispositivo. Il rapporto pixel pollice non è altissimo, ma poi nell'utilizzo quotidiano, se non si hanno delle pretese fuori dal mondo, si lascia usare con gran piacere. Ok, magari i colori non sono profondissimi, ma ribadisco, nell'esperienza quotidiana, nell'utilizzo quotidiano, è un display a cui non manca davvero nulla. Nella parte superiore, vi dicevo, abbiamo la fotocamera frontale, abbiamo una buonissima capsula auricolare con una qualità anche di ascolto importante quando stiamo telefonando. Parte inferiore con i tasti di dialogo che ci permettono di interagire con Android 11. Se volete, potete utilizzare anche le gesture. Andiamo a vedere anche il profilo del telefono. Da 9,2 mm abbiamo tre pulsanti: uno attiva l'assistente vocale di Google, l'altro ci permette di ecco, io l'ho attivato per farvelo vedere, il controllo del volume, e qui c'è il pulsante di accensione. Sul profilo di sinistra abbiamo un carrellino ibrido che può ospitare o due SIM o una nano SIM più una micro SD, quindi memoria espandibile, jack per le cuffie nella parte superiore. In quella inferiore abbiamo altoparlante di sistema, microfono principale e anche un connettore USB di tipo C. Parte posteriore, abbiamo già parlato della finitura della cover, c'è il modulo fotocamera che prevede 4 sensori: sensore principale da 48 megapixel con lente f1.7 e 26 mm di lunghezza focale equivalente. C'è poi un secondo sensore da 8 megapixel f2.2, in questo caso abbiamo una lente ultra wide. Ci sono poi altri due sensori da 2 megapixel per gestire la macro e la profondità di campo. Dove c'è il mitico logo Motorola, c'è anche il fingerprint a portata d'indice. Devo dire che funziona piuttosto bene, molto affidabile e anche piuttosto veloce. E sotto al cover abbiamo anche naturalmente la batteria, una batteria da 5000 mAh che si rende protagonista di prestazioni eccellenti in ambito di autonomia. Perché? Perché certamente c'è un amperaggio importante, come adesso vi andrò a descrivere. Il reparto hardware non è esattamente esplosivo, quindi non c'è un consumo energetico così importante, perché tra le cose positive dell'hardware c'è anche quello di non scaldare, quindi di non avere problemi di gestione delle temperature. Il risultato è che se arriva a sera di slancio, ma chi fa un utilizzo moderato magari riesce a fare anche quasi 2 giorni di autonomia. Abbiamo già citato un paio di volte il reparto hardware, quindi approfondiamo tutti i suoi aspetti. Snapdragon 460 a muovere il sistema.
con 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione. Allora, lo Snapdragon 460 è un processore di fascia medio-bassa della famiglia di Qualcomm, un processore con delle prestazioni dignitose, assolutamente più che dignitose, ma al quale non si possono naturalmente chiedere non si può chiedere una reattività eccessiva di sistema, proprio perché non fa parte del suo DNA. È un telefono che ha i suoi tempi, ma nella settimana d'utilizzo non ha mai avuto problemi di crash, non si è mai piantato, tutt'altro. È semplicemente uno di quei telefoni che non dà quella sensazione di essere fulmineo nella transizione delle operazioni. Tutto qui, questo è soltanto quello che manca. Poi per il resto le normali attività, le comuni attività vengono svolte senza il minimo problema. I 4 GB di RAM non sono tantissimi, ma sono certamente un poco più del minimo per far funzionare correttamente Android. Molto bene invece la presenza dei 128 GB di archiviazione, perché sono uno spazio che ci garantisce nel tempo la possibilità di archiviare dati, ma anche di poter aggiornare senza problemi applicazioni e il sistema. Oltretutto, se è rinunciata alla seconda SIM, avete la possibilità di utilizzare anche uno slot micro SD, e non è cosa di poco conto, soprattutto negli ultimi periodi. Scusatemi, andando a vedere, si è girato tutto, vediamo di raddrizzare, andando a vedere le impostazioni del sistema operativo, ritroviamo quanto vi dicevo prima, cioè una distribuzione praticamente stock di Android. Ho impostato in questo caso la visualizzazione scura, perché la trovo assai più gradevole e meno stancante anche nell'utilizzo quotidiano. Lo vedete, ci sono tutte quante le varie funzioni, non so, nella modalità schermo vi faccio notare che si può lavorare anche sulla intensità del colore, quindi se lo volete leggermente più saturo, un colore più saturo, naturale, insomma, potete scegliere come volete. Ma cosa importante, eccolo qui, che mi interessava farvi vedere, è la registrazione dello schermo. Si può anche eseguire una vera e propria clip di ciò che stiamo visualizzando sullo schermo, e cosa carina, si può anche scegliere, registra i punti di tocco, si fa comparire i punti dove stiamo toccando con le dita, quindi dove stiamo digitando con il display, se ad esempio dobbiamo dare delle indicazioni a qualcuno. È una cosa molto comoda, mi è capitato di utilizzarla un paio di volte e devo dire che è piuttosto comodo. Lì sopra c'è la gestione del tema scuro e, come vi dicevo, poi la possibilità anche di gestire il fingerprint, che funziona piuttosto bene. Vi dicevo all'inizio che questo telefono ha il DNA di Motorola, quello degli ultimi anni, quello di utilizzare il sistema operativo Android in versione stock e di inserire qualche piccolissima personalizzazione, che si è sempre trovato molto utile. Il vantaggio è quello di dare un qualcosa in più, ma senza andare ad appesantire il sistema e il suo funzionamento. Entrando qui nella cartellina moto trovate tutto ciò che Motorola ci mette a disposizione, quindi la possibilità di personalizzare anche la parte grafica, potete lavorare sui set delle icone, sui colori delle icone, naturalmente sugli sfondi, potete utilizzare il telefono con le gesture. Io non riesco mai a trovarmici, ma non solo con questo telefono, con tutti i telefoni Android faccio un po' fatica a prendere confidenza, quindi preferisco utilizzare i tre classici pulsanti. Una serie di consigli, si può anche lasciare lo schermo attento, quindi che rileva la nostra presenza, quindi si desta quando si accorge della nostra presenza. Possibilità anche di attivare una modalità per migliorare l'esperienza durante il gioco. Tutte queste cose le trovate in questo menu a scorrimento, ben colorato, divertente e semplicissimo anche da interpretare. Ecco, questo è il valore aggiunto che Motorola riesce a dare ai propri smartphone. Andiamo a seguire anche alcuni dei nostri test. Facciamo partire la chiamata al 190 di Vodafone. Il servizio clienti Vodafone ti dà il benvenuto. Ti informo che la chiamata è gratuita e che potrà... Allora, la parte telefonica è piuttosto buona. Da quando c'è questo risponditore automatico di Vodafone non si riesce neanche più a percepire un minimo di qualità della voce, perché la voce stessa del risponditore risulta metallica, quindi magari mi devo inventare qualche altro numero da chiamare per almeno far percepire meglio questa situazione. Detto questo, nell'utilizzo il telefono ha offerto delle prestazioni assolutamente di buonissimo livello in tutti gli ambiti, sia per ciò che riguarda la trasmissione del segnale, ma anche la qualità acustica, sia in capsula che di viva voce, è piuttosto buona.
Non siamo vicini all'eccellenza, ma è molto buona. Stessa cosa la devo dire per ciò che riguarda il volume. Non siamo un volume altissimo, ma è assolutamente molto valido sia in capsula che con il VivoWatch. Quindi parte telefonica direi assolutamente promossa. Andiamo a vedere anche la navigazione internet. Richiamiamo il nostro sito, va, visto che proprio oggi è la festa della donna. Apriamo anche questo volantino che riguarda un sacco di offerte del Media World, mi pare che sia questo, sì. E vabbè, insomma, la navigazione internet mi sembra anche piuttosto valida. Ecco, non è velocissima, ma comunque resta fluida, ci sono pochissimi rallentamenti. Come avete visto, qualche proprio microscopica scattosità che può capitare, ma nulla di più di questo. Ribadisco, le sensazioni sono di una macchina che riesce a svolgere tutto ciò che gli viene chiesto. Non chiediamogli la super reattività, perché non fa parte delle reali possibilità di un dispositivo di questo tipo. Andiamo a vedere in ultimo la, o meglio, le fotocamere. Allora, ecco che ho recuperato il mio giocattolino colorato, mettiamo sotto al Motorola G10 ed eseguiamo un primo scatto. Ok, allora l'interfaccia è estremamente estremamente semplice. Lo vedete, vi viene indicato 1x, lo 0,5x per utilizzare la funzione grandangolare o il fiorellino per la macro. Si può switchare poi tra foto e video con questo semplice pulsantino, ed in entrambi i casi questo tasto superiore ci permette di accedere a una serie di modalità, ad esempio colore campione. Sia per le foto che per il video potete scegliere un colore da lasciare in evidenza nel vostro fotogramma, tutto il resto verrà messo in bianco e nero. C'è poi la possibilità di utilizzare ad esempio la visione notturna, che è molto comoda per gli scatti notturni. Qua ci sono tutte le impostazioni riguardano sia la fotocamera posteriore che i selfie, e ovviamente poi ci sono anche quelle per i video. Io ho attivato la griglia di composizione, se volete c'è anche la livella per evitare di fare foto eccessivamente storte per quanto riguarda l'orizzonte. Scusate, sto ridendo perché sono proprio un rompiballe su questa cosa. Di cui si può attivare anche Google Lens. Non ci sono quindi moltissime attività che si possono svolgere, o meglio, ci sono quelle che servono e sono molto molto facilmente identificabili. Il video può arrivare fino al 1080, se si attiva il 60 fps si perde la stabilizzazione, con il 1080 a 30 fps invece resta la stabilizzazione. Allora, andiamo ad aprire la galleria per vedere anche il risultato delle foto. Queste sono le foto che abbiamo appena scattato. Qui invece c'è qualche foto di qualche giorno fa, qualche direi discreta macro a dei fiori, mi sembrano anche ben visibili, bella la resa del colore. Qui c'è la maia che stava dormendo, una foto assolutamente non semplice perché la stanza era veramente scarsamente illuminata. Tuttavia, guardatevi come si vede la lacrima dentro al suo occhio. Vediamo se si vede meglio perché è un po' scura, però si vede qui, il contorno è ben visibile. Direi che tutto sommato sono prestazioni assolutamente valide per questo tipo di smartphone. Ecco, qui forse c'è qualche dettaglio meno visibile nella zona del nasino, forse una foto anche leggermente mossa questa. Qui ci sono un po' di foto all'aperto con la grandangolare, che ha anche il grandissimo beneficio di non avere un eccesso di distorsione della prospettiva, mi sembra anche piuttosto buona. Qui invece con la fotocamera 1x, qui ho provato a spingere lo zoom digitale naturalmente fino al 10x. Ovviamente ci sono i dettagli che sono notevolmente corrotti, ma tutto sommato, considerando che si sta utilizzando uno strumento totalmente digitale, davvero non è male. Ingresso dell'Accademia delle Belle Arti di Brera, anche qui per vedere un po' la distorsione. Qui c'è anche qualche selfie. Ecco, questo è un selfie diciamo con la modalità normale, qua invece c'è con la cosiddetta modalità bellezza, che ho voluto portare al massimo livello di intervento. Come potete vedere, però, rende non più visibili alcuni dettagli, fa sparire le mie naturali rughe sulla fronte. Devo dire che la modalità inquadra e scatta dei selfie però mi sembra ben più che dignitosa, mi sembra assolutamente piacevole. Stessa situazione, ho provato lo zoom 10x, guardate qui, alla fine dei conti si riesce a leggere tutto ciò che c'è scritto
sull'arco della pace in Corso Sempione. Ecco, andiamo a vedere anche le foto notturne, perché sono certamente quelle che creano qualche difficoltà in più a telefoni come questo. Andando a zoomare molto, si vede ovviamente che il dettaglio deteriorato qui dove c'è la scritta. Qui abbiamo provato con la 1x con la grandangolare, c'è un nettissimo, nettissimo miglioramento quando si utilizza la modalità notturna. Quindi, nelle circostanze che vi permettono di utilizzarla, quindi quando lo scenario è statico, non avete persone, bambini, animali che si muovono, che ovviamente mettono in crisi quel tipo di intervento, devo dire che c'è un lavoro davvero ben realizzato. Guardate come risultano leggibili anche alcune zone che nel precedente fotogramma sono totalmente scomparse, sono totalmente nere. Quindi c'è davvero un intervento molto molto buono, con una cosa che mi piace: l'immagine risulta realistica, non risulta artefatto, non risulta sovraesposta come intanto capita con alcune modalità notturne. In definitiva, abbiamo a che fare con una fotocamera con delle prestazioni, direi decorose, che va piuttosto bene, direi è piacevolissimo utilizzare quando c'è tanta luce, che ha un normale deterioramento prestazionale quando la luce cala e in interni, ma nulla di anormale per un telefono di questa fascia di mercato. Siamo sotto i 200 euro con alcuni innegabili vantaggi: tanta tanta autonomia, tanta memoria. 128 giga sono certamente importanti per questa fascia di mercato. Per il resto c'è un display con prestazioni interessanti, e anche il sistema funziona bene, non è un missile, ma non si pianta, vi garantisco che non si pianta. Quindi è certamente un dispositivo interessante sotto ai 200 euro. Mi fermo qui per questo video del nuovo Motorola G10, vi rimando alle prossime recensioni. Un saluto da Ivan.